Ciao e benvenuti al mio canale. In questo video ti offrirò un'anteprima davvero straordinaria che ti lascerà senza parole. Esploreremo il modo in cui Bass raggiungerà una decisione cruciale nella sua vita. Zuleia si trova in un incontro con il detective a cui aveva richiesto di investigare su Bass. Conferma che i suoi sospetti erano fondati, mentre il detective le consegna una cartella contenente prove incontrovertibili. Attraverso queste prove, Zuleia scopre come Bass abbia orchestrato la morte dei suoi ex mariti e coperto le loro tragiche fine. Tuttavia, il detective spiega che queste prove non sono sufficienti per incriminarla dell'omicidio di Ankar Yaman. Mu giunge al circolo per incontrare BAICE, che ha pianificato la loro fuga. Mujegan ha venduto i suoi gioielli per finanziare il viaggio di sua zia e dichiara che è contenta di non doverla più rivedere. Nel circolo compaiono anche Sermin e Fuson, che insultano Base. Sermin si avvicina e la accusa di essere la principale sospettata nell'omicidio di Ankar. Base si alza e le intima di tacere. Fuson chiede spiegazioni riguardo al motivo per cui Demir avesse voluto ucciderla. Questa affermazione sorprende Mujegan, ma Base chiede loro di dimostrare le loro affermazioni. In quel momento, Zuleia fa il suo ingresso con la cartella in mano, affermando che le prove sono lì. Base è confusa e chiede spiegazioni. Tuttavia, sia Mujegan che Zuleia cercano di farla confessare. Base respinge le accuse, definendole calunnie. A questo punto, Zuleia si alza e chiede direttamente a Base perché ha ucciso i suoi mariti. Questo momento sconvolge Mujegan, che è confusa. Zuleia inizia a esporre le prove del coinvolgimento di Base nelle morti per eredità e rivelando che il padre aveva falsificato i certificati di morte. Zuleia se ne va con aria sfidante. Base prende un taxi, chiedendo al conducente di andare più veloce. Tornata a casa, Inizia a fare la valigia per scappare. Dopo aver conteggiato il denaro in una borsa, capisce che non sarà sufficiente per fuggire lontano. Prende la valigia e lascia casa, preoccupata. Si dirige da Sania Igafur nella speranza di trovare altri soldi. Dopo una ricerca infruttuosa, trova denaro nascosto in un buco nel muro che raccoglie prima di scappare con le sue valigie. Mujeigan si reca in ospedale. Dove incontra un'infermiera che le chiede se ci sono problemi con Bass. Nonostante la sua turbolenza interiore, Mujaigan nega: Nel suo ufficio si ritrova confusa su cosa sia vero e cosa no, ricordando quando Zuleia aveva accusato Bass di essere un'assassina di fronte a tutti. La situazione la sconvolge e legge il rapporto di suo padre che conferma le morti dei mariti di Base per infarto, ma vuole scavare più a fondo. Si reca al parcheggio, cercando indizi sulla scomparsa dell'auto. Un collega trova frammenti di vetro provenienti dal finestrino di un'auto e un altro collega le rivela che l'auto è stata presa da sua zia, Base. Nel frattempo, Fekeli viene raggiunto da Zuleia, che gli mostra le prove contro Base. Rivela che Base ha ucciso i suoi mariti e Ankar. Nel frattempo, Fikret, nel suo ufficio, riceve una chiamata dal dottore che lo avvisa di un problema con Mujegan. Il dottore spiega che l'ha vista per strada con dei documenti su base. Nel frattempo... Riflettendo su cosa fare... I suoi colleghi le chiedono di farli entrare, ma lei rifiuta. Intanto, Sermin si reca da Demir, ma quest'ultimo non è in ufficio. Quando Demir arriva, Sermin gli spiega che Base ha ucciso Ankar e che Zuleia l'ha smascherata davanti a tutti al circolo. Demir inizia quindi a correre verso l'auto per cercarla. Nel frattempo, Fikret entra in ospedale con la determinazione di aiutare Mujegan. Dopo una lunga negoziazione, riesce a entrare nel suo ufficio. La ragazza affronta Fikret, poiché sa che suo padre è complice di sua zia e trova conforto nelle parole di Ficret mentre si chiede come possa vivere in una famiglia così complicata. Intanto, Base guida l'auto di Mujegan, mentre Fekeli la insegue, cercando di capire dove stia andando. Fekeli è determinato a raggiungerla. Nel retro dell'auto di Base ci sono anche Demir e Sermin. Demir estrae una pistola, deciso a trovarla e vendicare sua madre. Nel frattempo, Zuleia si sente colpevole ritenendosi responsabile per non essere andata dalla polizia e aver invece rivelato tutto al circolo, dando a Base la possibilità di fuggire. L'auto di Mujegan si rompe improvvisamente e produce rumori strani. Base scende dall'auto e inizia a correre attraverso la campagna, cercando una via di fuga. Fekeli e Zuleia raggiungono l'auto, la parcheggiano e seguono il sentiero che Base ha preso. I due la raggiungono e una volta raggiunta, Base dichiara di volersi arrendere. Fekeli risponde che sarà Base stessa a porre fine alla sua vita. Fekeli le offre la possibilità di uccidersi da sola e le porge la pistola. Base decide di cambiare idea e punta la pistola contro Fekeli, chiedendogli di darle le chiavi per scappare. Zuleia le chiede come abbia potuto compiere tali azioni, come abbia potuto uccidere sua madre. Base urla contro Zuleia chiedendole come possa chiamarla madre dopo averle rovinato la vita. Nel frattempo, Mujegan e Fikret si avvicinano al luogo, implorando Base di non prendere decisioni affrettate e di cercare di calmarsi. Fekeli quindi le chiese, Perché hai ucciso Ankar? Ma Base, visibilmente agitata, rispose con rabbia che lo aveva fatto perché lui voleva cacciarla da Kukurova. Base richiese le chiavi e Fekeli si avvicinò a lei. A quel punto, Fecheli gridò di sparargli e di fare ciò che doveva. Base premette il grilletto, ma la pistola era scarica. Gli altri rimasero sbalorditi. A quel punto, Base si rese conto che non aveva più possibilità di fuga e confessò: L'ho ucciso io. Fecheli le disse che tutte le persone presenti erano testimoni di questa confessione. Base retrocedette mentre Fecheli le disse che aveva spezzato il cuore di tutti uccidendo Anka e che meritava di morire. Nel frattempo, Mujegan si stringeva a Fikret e Fecheli gli disse che se avesse 40 anni non esiterebbe ad ucciderla, ma aveva fatto una promessa a se stesso, non avrebbe più ucciso nessuno. In quel momento, però, Demir fece irruzione. Mujegan urlò, che aveva una pistola. Demir prese la mira, ma Bey sorrise arretrando sempre sorridendo, e alla fine si gettò giù da un dirupo, ricordando il momento preciso in cui aveva ucciso Ankar. Tutti rimasero sorpresi da questo gesto. Si avvicinarono al dirupo per controllare e trovarono Base morta molti metri più sotto. Fekeli sembrava sollevato, mentre Mujegan era sconvolta. Questi sono stati, in breve, gli eventi che hanno portato Bass a compiere il gesto estremo di togliersi la vita, rifiutando agli altri la soddisfazione di ucciderla a Kukurova. Ora, si chiedeva se avrebbe trovato la pace, per questa volta è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete apprezzato il video, lasciando un bel mi piace, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!